invece dico che tu sei semplicemente un grande, hai ricevuto questo riconoscimento stamattina per un'azione meravigliosa che hai fatto senza neanche dover o voler balzare alla, come dire, alla ribalta delle cronache. Cosa ti spinge a fare questo? Perché se continuiamo a inquinare così l'ambiente non ci sarà un futuro per nessuno, né per noi giovani né per anche gli adulti. Allora Jacopo, tu veramente sei una luce per il futuro, perché altro che, ce ne vorrebbero anche di bambini come te, perché tu sei veramente straordinario. Hai detto una cosa bella: io non consumo acqua, io spengo la luce, quindi faccio una riduzione dell'energia in genere, quindi veramente non hai bisogno di sponsor per tutelare l'ambiente, giusto? Sì, grazie mille. Che cosa gli avete insegnato, o se è qualcosa che parte da lui? Perché Jacopo è così normale? Noi cerchiamo di essere attenti, però lui ne mette veramente anche tanto del suo, perché è veramente straordinario. Noi cerchiamo di insegnargli le cose normali, la civiltà. E tu sei la mamma, ci vivi più che fin da quando era piccolo. Lui sapeva che comunque anche una carta di caramella doveva essere consegnata alla mamma e non buttata a terra, quindi sono gesti piccoli ma fondamentali. Ragazzi, prendete esempio, lei ha fatto un gesto veramente, io l'ho capito che era spontaneo, perché non era una cosa organizzata, siamo rimasti un pochino tutti quanti sorpresi da questa cosa, però poi lei ha interrotto la conferenza per dire una cosa bellissima, la vuole dire? Sì, ho invitato Jacopo a fare sport da noi al Circolo Posillipo, quindi se tu vuoi venire a fare canottaggio, a fare nuoto, pallanuoto, vela, quello che vuoi, sei ben accetto e la porta è aperta e sei nostro ospite. Socio onorario. Esempio, socio onorario, bravo. Jacopo, veramente un ragazzo, un esempio per tutti quanti noi. Per Napoli News Magazine e Synapse News, Sergio Angrisano.